Trofeo Città di Firenze, si comincia con un bronzo europeo. Ricordami quanti campionati italiani, Matteo Restivo? 8. 8, ecco, appunto. Diceva adesso, ti abbiamo conosciuto giovanissimo, sei ancora giovane, te sei un esempio per questo sport di un ragazzo che ha coniugato lo studio impegnativo della medicina e la piscina. Quanto ti ha aiutato anche te la tua formazione mentale lo studio e quanto nello studio ti ha aiutato la piscina? Ma sono stati due ambiti che, seppur molto distanti sulla carta, si sono rivelati molto utili l'uno per l'altro nella mia carriera, perché alla fine non ho mai vissuto il risultato sportivo, il risultato accademico come un ultimatum, cioè se per caso un esame non andava bene avevo un altro ambito in cui ero fortemente impegnato. Giusto, per caso un esame non andava bene, perché solo il percorso di studi. Però mettiamo allora più probabilmente una gara che non andava come mi aspettavo, e allora in questo caso sapere di avere una seconda area in cui ero molto impegnato, comunque stavo riuscendo, mi ha sempre permesso di affrontare tutto con una tranquillità maggiore. Senti, quando ti ricordo nelle nostre trasmissioni con Stefano Ballerini, io ti ho definito l'infinito, perché ti abbiamo conosciuto veramente poco più che ragazzino. Poi quando ci sono soprattutto i campionati italiani, ma le gare di una certa importanza, mi fa: visto Matteo? L'ho visto Matteo. Trovi degli stimoli da dove quando sei? Il gioco si fa duro o Matteo Restivo entra in campo? Ma sì, diciamo di sì. Alla fine io ho sempre preso questo come modo di dire. Comunque, nel senso, io faccio poche gare bene in un anno, però sono molto concentrato su quegli appuntamenti clou e lì cerco di non sbagliare. Per fortuna, diciamo, è sempre andata bene e alla fine sono nel 2017 il numero uno nella mia gara, e quindi sicuramente è andata bene, dai. Senti, al di là della corsia che ti identifica, il dorso di Matteo Restivo è molto diverso dagli altri. Tu nuoti fuori dall'acqua, le spalle sono necessariamente fuori, visto anche la tua fisionomia, ti trovi davanti a dei, come si dice, cristoni, però te con agilità e soprattutto con una virata anche questa molto particolare riesci a competere e metterti dietro, vedendoti sul blocco di partenza, dici: ma dove va Matteo? Sì, assolutamente, diciamo che io, avendo comunque un gap fisico rispetto ai miei avversari, perché comunque sono alto 1,75 m e il dorso è uno degli stili con la media di altezza più alta, ho sempre cercato di compensare con una cura maniacale alla tecnica, e questo approccio comunque ha pagato e mi sta permettendo anche di essere un atleta longevo, oltre che magari quantomeno in Italia un atleta vincente. Senti, i prossimi appuntamenti sono i campionati italiani a Riccione, poi ci saranno il Vasca Corta in Romania, poi ci sono se non sbaglio, i mondiali e poi le Olimpiadi. Detto esatto. Tutto? Io non sono qualificato per gli europei in vasca corta, quindi non sarò in Romania con la nazionale, e perché comunque la vasca corta non è, diciamo, la mia comfort zone. E quindi sì, campionati italiani assoluti, dove ci proveremo già ad andare forte, e poi appuntamento, si spera, rimandato ai mondiali, se ci qualifichiamo ora a questi campionati italiani assoluti. E poi ci sono di nuovo i campionati italiani assoluti primaverili, che saranno una delle ultime chance per qualificarsi alle Olimpiadi, e poi si spera che tutto vada come deve andare, diciamo. Senti, dopo, sperando che tutto va come deve andare, Matteo Restivo che fa? Diventa dottore a tempo pieno? Ma Matteo Restivo sicuramente sposterà l'attenzione alla medicina, cioè dalla piscina alla medicina, però non sarà di certo un addio, nel senso che non sto meditando il ritiro. Sicuramente fare il medico, soprattutto lo specializzando, diciamo conciliandolo con lo sport, sarà un'impresa, però perché no? E noi ti seguiremo. Grazie Matteo. Ciao, grazie.